Sembra che in Italia si voglia davvero puntare tanto su Suzushimi. Autore noto e affermato per le sue capacità descrittive ed introspettive della psiche umana e dei rapporti sociali. Negli ultimi giorni sono pervenuti nel nostro paese alcuni monovolumi e miniserie sull'onda dell'apprezzamento di manga fenomenali quali Tracce di sangue e I fiori del male, ed oggi tratteremo di tre titoli che ci hanno lasciato sensazioni differenti. Se con le opere già citate Oshimi si è affermato come un grande narratore dei complessi meandri della psiche e della difficoltà, in alcuni soggetti, di intraprendere relazioni sociali, con Shino non sa dire il suo nome, abbiamo una profonda conferma di questa abilità. E neppure un limitato numero di pagine riesce ad essere un ostacolo nell'esposizione che il mangaka fa dei personaggi, nel descrivere i loro disagi e nel farci empatizzare con loro. La povera Shino è una ragazza dolce e di buon cuore, che manifesta un problema serio, una forte incapacità di esprimersi con il prossimo, ed in special modo con i compagni di classe, che la porta a balbettare e singhiozzare, generando le risate di tutta la scuola. Le sue giornate continuano senza un amico, e ci verrà quasi un brivido quando la vedremo tentare di parlare con se stessa per avere un contatto umano. Forse un incontro fortuito con una sua compagna burbera ed introversa e la musica come veicolo da sfruttare invece della semplice conversazione potrebbero aiutarla. Una cosa però che non ci si può aspettare in questo monovolume è la banalità. Non ci sono gag fuori contesto né umorismo facile. Il problema di Shino è affrontato con estrema serietà. Si evitano anche soluzioni di comodo su come il dramma possa essere superato perché, come nella vita reale, non esistono sviluppi frettolosi a fin di trama. Anzi, in questo volume è la trama ad essere sottoposta all'elemento di disturbo della protagonista e non viceversa come succede in altri manga. Probabile che la storia sia perfettamente riuscita in virtù dell'esperienza personale dell'autore, che, in un breve stralcio in coda al fumetto, narra come gli eventi siano ispirati ad una vicenda personale. Inutile aggiungere come questa sia una delle più belle opere in one shot che abbiamo mai avuto per le mani. Altro monovolume presentato di recente, sempre dalla Planet Manga, è Sweet Poolside, che a quanto pare ha riscosso un discreto successo in Giappone facendone uscire un film live action nel 2014. È tra le prime opere pubblicate da Ushimi, risale al 2004 e il tratto risulta essere ancora infatti troppo poco personalizzato e con delle caratteristiche comuni a qualsiasi altro manga moderno. È una storia che scorre via molto velocemente e non lascerà un'impronta fissa come magari le altre grandi opere del maestro. Come sarà poi caratteristica del mangaka, il racconto si pone l'obiettivo di sviscerare quelli che sono i drammi e i problemi della psiche umana, e anche questa volta andrà ad analizzare il periodo adolescenziale, sicuramente l'arco temporale più problematico e complesso nella crescita di una persona, capace di plasmare e modificare il carattere e il comportamento di un soggetto, determinarne quello che sarà nel proprio futuro. Il protagonista è Toshiko Ota, un ragazzino del primo liceo che sin da piccolo ha sofferto il fatto di non avere peluria sul proprio corpo, problema che lo metteva sempre in costante vergogna in quanto considerato poco virile e molto femminile. Le ragazzine della scuola gli chiedevano consiglio su come ottenere una pelle liscia e priva di imperfezioni. Nella sua classe vi è Ayako Goto, ragazza a lui esteticamente opposta in quanto presenta una peluria alquanto insolita per una signorina, essendo anche gli asiatici un popolo per natura tendente ad avere pochi peli. Ma entrambi hanno qualcosa in comune, entrambi fanno parte dello stesso club scolastico, lo Swimming Club, e a seguito di un incidente entreranno in confidenza, tanto che Ayako gli chiederà aiuto per la sua depilazione, in quanto il problema dei peli la faceva sentire in continua agitazione inadeguata. Un volume non da leggere per approcciarsi per la prima volta al maestro, ma da recuperare se già conoscitori delle sue storie. Questa probabilmente è l'opera più cazzona che abbiamo letto quest'anno, ben lontana dalle opere introspettive a cui ci ha abituato Oshimi. Un fattore però va considerato, è quasi sicuramente un volume senza le pretese dei suoi capolavori e con una direzione artistica totalmente differente. Avant-garde Yumeko segue l'ossessione di, appunto, Yumeko, che in piena adolescenza ha un solo pensiero. Penny! Penny! Non parliamo però di una naturale propensione alla scoperta in gioventù del sesso, né di una tendenza alla ninfomania. O meglio, questo desiderio ha certamente radici sessuali, ma la ragazza sembra essere interessata all'osservazione, a ritrarre e allo studio anatomico del pene. Il fatto ancor più strano è che questa ragazza si comporta come un'aliena, incosciente degli stimoli e dei motivi di queste pulsazioni. Si lancia spaesata in questa ricerca di un pisello da osservare, viaggio che rocambolescamente la porta poi ad iscriversi al club di arte del suo istituto.
Ed è qui che le cose degenerano totalmente, perché nell'aula in cui ritraggono natura morta e simili chiederà all'unico membro del gruppo di spogliarsi per permetterle di ritrarre il suo pene. E si va avanti così giorno per giorno con la voglia di ritrarre questo fallo maschile. Qui però una cosa ci ha lasciato un po' perplessi, concettualmente parlando. Lei non è, per quanto possa essere possibile, capace di stabilire il grado di imbarazzo del suo coetaneo di fronte ad una richiesta del genere, ma si sente violata quando è lui a palparla approfittando dell'insolita situazione. Allora, quella scena decontestualizzata effettivamente sarebbe corretta, una reazione umana rispetto al tentativo di un ragazzo di darti una palpatina. Il problema è che quella giovane era stata caratterizzata in un modo totalmente differente. È come se fosse stato strutturato un personaggio che in un punto centrale del manga perde la sua particolarità di base, ovvero quello di non avere idea della sessualità propria e altrui. In ogni caso, e questo è quello che abbiamo pensato, è possibile che la comicità, perché è evidentemente un'opera umoristica, fosse fin troppo giapponese per essere apprezzata appieno fuori dai confini nazionali, ovvero avesse dei canoni che soltanto chi è nato e cresciuto in Giappone potesse comprenderli in tutte le sue sfaccettature. Riguardo il disegno, stessa considerazione del manga precedente, non ci sentiamo di aggiungere altro. Detto questo, dobbiamo dire che il fumetto si fa leggere con spensieratezza. Vi capiterà di chiedervi che cazzo state leggendo e continuerete così fino alla fine. Si tratta di un'avventura che va dalla strana libido di lei ad una passione verso l'arte. Forse uno dei messaggi è: ogni strada, anche la più assurda, che conduca all'arte è valida. In un modo o nell'altro, sappiate che intrattiene. Penny, 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 penny.